Amici di My Personal Trainer, ben ritrovati. Io sono Barbara, studio Pilates 365 e oggi vi vorrei mostrare la mia routine quotidiana per mantenere e aumentare la mobilità e flessibilità della colonna vertebrale. Sono esercizi che potete fare tutti i giorni, alla mattina come risveglio muscolare o alla sera per togliere quella tensione che potete aver acquisito durante la giornata. Vi serve solo il tappetino. Andiamo a vederli insieme questi esercizi. Partiamo nella posizione retta, con i piedi larghi quanto il bacino, rilassiamo le spalle, apriamo il petto e iniziamo ad allungare le braccia verso l'alto, facendo dei respiri profondi dal naso e buttiamo fuori l'aria dalla bocca. Inspiratevi, allungate. Espirate, abbassate le braccia. Ne fate ancora due. E rimanete con le braccia lungo i fianchi. Adesso lentamente scendete lateralmente a destra. Inspirate, ritornate in posizione retta. Espirate, vi lasciate cadere leggermente a sinistra, lateralmente. La testa segue la colonna, le spalle sono rilassate insieme alle braccia. Ne fate ancora uno. Ritornate in posizione retta, flettete leggermente le ginocchia, vi lasciate nuovamente cadere a destra, la testa segue la colonna. Lateralmente le braccia scendono e mani vogliono quasi toccare il tappetino, rotondi arrivate al centro ed espirando snocciolate una vertebra dopo l'altra e risalite nuovamente in posizione retta. E andiamo a ripetere lo stesso movimento a sinistra, vi lasciate cadere lateralmente, le braccia, la testa seguono il movimento della colonna, ritornate al centro e snocciolate una vertebra dopo l'altra. Mantenete le spalle lontano dalle orecchie. Fate l'ultimo a sinistra, vi lasciate cadere. Morbidi, passate al centro, prendete aria ed espirando snocciolate una vertebra dopo l'altra e tornate nuovamente in posizione retta. Ora inspirate ed espirando vi lasciate cadere in avanti, rotondi, mantenendo le ginocchia leggermente flesse. Arrivate giù con le mani verso il tappetino, prendete aria nuovamente per risalire, snocciolando una vertebra dopo l'altra, espirate. La testa segue il movimento della colonna, le braccia sono rilassate. Risalite sempre snocciolando una vertebra dopo l'altra, tenendo le spalle lontano dalle orecchie. Ne fate ancora due. Scendete col busto l'ultima volta, vi lasciate cadere in avanti, mantenete la schiena rotonda, le ginocchia leggermente flesse, tenete fermo il bacino e oscillate a destra e a sinistra il busto, lasciando le braccia morbide e la testa che oscilla tra le braccia. Portate le mani al tappetino, ora con le ginocchia piegate, lentamente vi portate in posizione di quadrupedia. Prendete correttamente la postura, mani sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino, testa in linea con la colonna. Attivate l'addome e iniziate ad inspirare a ruotare il bacino verso l'alto e a espirare a portarlo in retroversione, muovendo solamente la bassa schiena. Continuando a fare questo movimento col bacino, andate ora
a portare il bacino in retroversione e arrotondare completamente la colonna e vi andate a sedere col bacino sui talloni e ritornate rotondi in quadrupedia. Riallungate la colonna, inspirando, espirando, bacino in retroversione, arrotondi, vi risedete sui talloni. Il movimento è coordinato col respiro, distendete la colonna, inspirate, arrotondate la colonna, espirate e portate il bacino sui talloni. Rimanete con la colonna in allungamento, tenete la posizione qualche secondo, respirando profondamente. Bene, risalite in posizione seduta, portando avanti le gambe distese, larghe quanto il tappetino. Posizionate correttamente il bacino, la schiena è dritta, le spalle sempre rilassate e portate le braccia avanti con i palmi delle mani che si guardano. Inspirate, espirando, aprite le scapole, portate la testa fra le braccia e iniziate ad allungarvi in avanti, arrotondando solo la parte superiore della colonna, mantenendo ferma la parte bassa. Tutte le volte che vi allungate in avanti, portate le punte a martello, ne fate ancora due. Inspirate, espirando, arrotondate la parte superiore, la testa la portate nuovamente fra le braccia, risucchiando l'ombelico. Aggiungiamo anche il movimento della bassa schiena in allungamento e cerchiamo di portare le mani oltre i piedi, come se volessimo afferrare qualche cosa. Inspirate, ritornate dritti, espirate, arrotondate la parte superiore, la parte bassa e continuate ad allungarvi sempre di più durante il movimento. Ne fate ancora uno, mantenete le spalle basse, lontano dalle orecchie, la testa in linea con la colonna, le punte a martello, vi allungate avanti, espirando, poi mantenete la posizione, fate quattro molleggi coordinati col respiro e risalite in posizione seduti, inspirando, e lo andate a ripetere un'altra volta, vi allungate avanti e quando avete raggiunto l'allungamento lo mantenete e molleggiate per 4 volte. Ritornate col busto dritto, continuate a mantenere le gambe larghe quanto il tappetino, aprite le braccia in linea con le spalle e andate a fare una flessione laterale a destra e sinistra. Tutte le volte che vi allungate a destra e a sinistra, portate nuovamente le punte a martello. Mantenete il bacino fisso sul tappetino, la testa segue sempre il movimento della colonna, le spalle sono sempre basse. Fate l'ultimo. E rimaniamo in posizione seduta con le gambe divaricate avanti. Mi posiziono di fronte a voi per mostrarvi la postura corretta da prendere. Partite con le gambe divaricate, piegate il ginocchio sinistro avanti e il ginocchio destro dietro. Il bacino lo fissate al tappetino, mantenete il busto dritto, il petto aperto, inspirate ed espirando fate camminare la mano sinistra lateralmente e iniziate gli allungamenti laterali a sinistra e a destra. E le fate per 4 volte. Cercate di mantenere il bacino fermo al tappetino mentre allungate il busto lateralmente, la testa segue il movimento della colonna, le spalle sono basse, lontano dalle orecchie. Vi allungate nuovamente a sinistra, mantenete la posizione, coordinato col respiro, andiamo ad eseguire una torsione del busto avanti, espirando, ritornate, inspirate,
ed espirando vi allungate lateralmente a destra. Lo andiamo a ripetere nuovamente, allungamento a sinistra laterale, torsione del busto avanti. Inspirate, ritornate al centro, espirate, vi riallungate lateralmente a destra. Lo fate ancora per 2 volte, mantenendo correttamente le spalle lontane dalle orecchie, la testa segue il movimento della colonna, il bacino cerca di essere fermo sul tappetino. Allungamento laterale a destra e andiamo ora a ripetere gli stessi esercizi col ginocchio destro piegato avanti e il ginocchio sinistro piegato dietro. Prendete correttamente la postura, posizionando il bacino al tappetino e iniziate gli allungamenti laterali prima a destra, espirando. Inspirate, ritornate in posizione eretta, espirate, allungamento laterale a sinistra. La testa segue la colonna, le spalle sono basse, lontane dalle orecchie, il movimento è fluido, coordinato col respiro. Vi allungate ora nuovamente a destra, aggiungendo la torsione del busto in avanti. Espirando, ritornate, inspirate e vi allungate a sinistra lateralmente, espirando. E lo fate per altre 3 volte, mantenendo il bacino sempre fisso sul tappetino, le spalle basse, lontano dalle orecchie, la testa in linea con la colonna che segue il movimento. Fate l'ultimo allungamento a destra con la torsione del busto e l'ultimo allungamento a sinistra. Vi riportate seduti con le gambe divaricate, posizionate correttamente il bacino, il busto, aprite le braccia. E fate 2 allungamenti laterali a sinistra e a destra. Portate ora le braccia avanti in linea con le gambe divaricate e andate ad eseguire nuovamente lo spine stretch. Espirando, vi allungate in avanti, portando la testa fra le braccia, le punte a martello, il busto si allunga avanti. Ancora una volta, inspirate, espirate, vi allungate. Quando siete arrivati al massimo dell'allungamento, cercate di afferrare con le mani gli avampiedi, le caviglie o le gambe, di tenere la posizione con il busto allungato per qualche secondo, respirando profondamente, e poi lentamente snocciolate la colonna e tornate seduti con le gambe incrociate. Inspirando, allungate le braccia verso l'alto, quando espirate e riaprite le braccia, fate fare una torsione del busto, uno spine twist a sinistra e a destra. L'ultimo respiro e la nostra sequenza è finita. Ciao ragazzi!